crolla il ponte PDM5S. Renzi boccia Di Maio dopo il colloquio con Fico e scommette, dopo il Friuli ricomincerà con Salvini. Esito positivo, dialogo avviato, dice Roberto Fico al Quirinale mentre, dopo aver riferito a Sergio Mattarella, impacchetta davanti alle telecamere il suo mandato esplorativo di una maggioranza tra PDM5S. Ma dalle parti di Matteo Renzi, che anche oggi è rimasto nella sua Firenze, il dialogo con il M5S è finito, insieme al mandato del presidente della Camera. Chiuso, ammesso che sia mai stato aperto. Fico è l'ultimo a seminare stupore e irritazione nel fronte democratico contrario alla trattativa. Prima di lui, che è stato Luigi Di Maio. La giornata insomma rafforza le ragioni del no in un PD che si avvia a discutere nella direzione nazionale del 3 maggio con un esito che al momento appare scontato, nessun ponte con il M5S. Anzi, i renziani scommettono che da lunedì, all'indomani delle regionali in Friuli, Luigi Di Maio tornerà al suo primo amore di questa crisi istituzionale, Matteo Salvini. Idem contrari all'accordo con i pentastellati si ringalluzziscono ascoltando il discorso del leader dell'M5S alla Camera, subito dopo il suo turno di consultazioni con Fico. Ci ritrovano tutte le sponde che vogliono. Soprattutto quando Di Maio torna a criticare l'operato dei governi Renzi e Gentiloni, sottolineando che non ci si può fossilizzare sull'idea di difendere per partito preso tutto quello che hanno fatto i governi in questi anni, dal voto del 4 marzo sono emerse delle richieste chiare sui problemi del precariato, sugli insegnanti che devono fare 1000 chilometri per andare a lavorare, sulle grandi opere inutili. Qui si infastidiscono non solo gli ultra del no all'M5S. Ma anche mediatori come il coordinatore della segreteria Dem Lorenzo Guerini, che ci dice, forse Di Maio pensa di essere ancora in campagna elettorale e cerca di rassicurare la pancia dei suoi. Per me l'impianto riformatore dei governi Renzi e Gentiloni è stato un valore per il nostro paese e per quanto mi riguarda non potrà mai essere oggetto di abiure. E poiché quell'attacco di Di Maio al conflitto di interessi di Berlusconi, impostato in maniera tale da agitare i sospetti del PD sul suo dialogo mai interrotto con Salvini. Qui si impensieriscono anche il reggente Maurizio Martina, Dario Franceschini e Piero Fassino, i capofila del partito del sì. Certo, loro non mollano, ci sperano ancora. Dopo il secondo round di consultazioni con Fico, Martina esordisce parlando di passi in avanti in attesa della direzione del 3 maggio. Fassino dice che il no a prescindere non è una posizione politicamente utile, la politica è fatta di confronto. E poi quali prospettive apre? Ricacciamo nuovamente Di Maio nelle braccia di Salvini favorendone, noi, un governo M5S Lega? Cesare Damiano, altro esponente del fronte aperturista, evidenzia che non tutto è perduto, abbiamo poche buone notizie ma le abbiamo dice, la prima è che, su richiesta di Martina, Di Maio abbia dichiarato di aver chiuso il forno di Salvini. La seconda, è la convocazione della direzione del PD il 3 maggio, dopo l'improvvida cancellazione dell'Assemblea nazionale, per decidere se proseguire o meno il confronto. Io penso che non possiamo sottrarci al dialogo, ovviamente partendo dai nostri contenuti. La cosa più difficile non è la stesura di un programma, se esiste la volontà di arrivare a un accordo, la questione, come si dice nel nostro linguaggio, è esclusivamente politica. Chi dice no urla più forte, convinto di avere la maggioranza in direzione, oltre 110 su un totale di 209.
e Renzi e i suoi hanno anche ottenuto che la direzione si tenga il 3 maggio e non prima. Martina aveva chiesto di convocarla già lunedì 30 aprile, per bruciare i tempi e bloccare un'eventuale nuova interlocuzione tra Di Maio e Salvini. Niente. Questo è Michele Ansaldi, deputato vicino a Renzi, area di competenza, la RAI e i media.